Iniziamo la nostra giornata con l'intervento di Daniela Galeone della Direzione Prevenzione Ministero della Salute. Lascio la parola a Vincenzo Manco per la presentazione. Sì, buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia. Grazie a Daniela Galeone che ancora una volta ci fa onore della presenza, come è stato anche ieri per altri ospiti. E mi limito a dire questo un po' per inquadrare anche, se la platea appunto già la conosce da tempo, Daniela Galeone. Nel maggio del 2018 l'Assemblea Mondiale della Salute, l'Assemblea dell'OMS, ha approvato il cosiddetto GAPA, che è in pratica un acronimo per dire che è il piano d'azione globale per promuovere attività fisica. La WISP, per promuovere attività fisica chiaramente nei sistemi di salute. Noi avevamo presentato, anche lì c'era la sua presenza, nel 2016 all'auletta dei gruppi parlamentari anche quello che erano le strategie per l'attività fisica, in quel caso diciamo per la regione europea. Abbiamo poi anche fatto una pubblicazione con il permesso appunto dell'Unione Europea per il programma 2016-2020. Noi abbiamo da tempo, grazie a Daniela Rossi, grazie diciamo all'impegno soprattutto recente di Stefano appunto Pucci, che è il responsabile delle politiche per la salute della WISP, grazie all'impegno di tutta la WISP che crede fortemente in uno di questi impegni delle nostre politiche, è iniziato un lungo percorso dentro appunto i piani della prevenzione della salute, quindi la presenza di Daniela Galeone è sostanzialmente legata a questo, e lavoro fatto in un gruppo di studio, c'è stata la presentazione anche di recente, ha permesso, io di questo ringrazio Daniela Galeone e il Ministero della Salute, perché evidentemente siamo stati capaci di fornire qualità culturale anche dentro l'elaborazione, per aver riservato, mi permetto di dire questo, all'interno del richiamo che giustamente è fatto nei documenti per quanto riguarda il ruolo del sistema sportivo in generale, all'interno degli enti di promozione sportiva, un paragrafo specifico e particolare della WISP come appunto ente facilitatore di politiche di interconnessione delle stesse, no? A proposito quindi non solo di salute, di concetto di salute inteso in modo trasversale, a partire da un'idea anche di rigenerazione urbana, di rigenerazione dei luoghi e quindi anche di intervento sulle disuguaglianze in salute, che come abbiamo avuto modo anche di sottolineare ieri nella relazione del sottoscritto, ma anche nell'intervento degli altri ospiti che avevamo, siamo una di quelle associazioni impegnate al superamento di questa. Quindi ringrazio ancora Daniela, ho voluto fare un po' di quadro anche su questo, sulla qualità della tua presenza, e a te la parola. Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie al presidente della WISP, a Daniela Rossi, a tutti, tanti amici che vedo qui e tanti altri che spero di conoscere e incontrare nel futuro, come segno di un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra il Ministero della Salute e la vostra associazione. È stato un po' già richiamato un po' quello che è stato questo percorso in questi anni. E devo dire che noi siamo, il primo incontro tra Ministero della Salute e la WISP è stato già nel 2007, quando fu approvato il programma Guadagnare Salute. E la WISP è stata uno dei primi partner per l'attuazione di questo programma, perché bisogna riconoscere che è stata una delle associazioni che ha per prima intuito il ruolo della intersettorialità e l'importanza che qualsiasi attore presente sul territorio possa contribuire a migliorare la salute della popolazione. E, oltretutto, recependo questo concetto di salute dell'OMS, quindi non soltanto come mancanza di malattia, ma proprio come uno stato di benessere, quello che consente una vita in buone condizioni e quindi un percorso esistenziale di benessere lungo tutte le fasi di età.
Questo è stato molto importante perché ci ha consentito come Ministero di consolidare a livello dei vari territori il ruolo delle comunità e di rafforzare quello che le comunità possono fare grazie proprio al contributo di attori diversi. Voi vi chiamate Unione Italiana Sport per Tutti, ma questa definizione in realtà va molto al di là del nome stesso, perché lo sport è uno degli elementi del benessere della popolazione, ma anche per uno sport per tutti c'è necessità di tanti altri elementi che sono altrettanto importanti e che si legano comunque a quelle che sono le esigenze della vita quotidiana. E quindi l'attività fisica, il movimento è uno strumento che si accompagna ad altri per il benessere, ma che necessita di altre azioni. E ancora una volta devo dire che la WISP è stata uno dei primi dei nostri attori, a volte anche anticipando una consapevolezza da parte di altri enti, anche istituzionali, sulla necessità di investire soprattutto anche in ambito sociale e di valorizzare tutte quelle azioni che possono in qualche modo contribuire a ridurre le diseguaglianze, contribuire a creare ambienti favorevoli alla salute, contribuire a trasformare le nostre comunità locali e anche le nostre città in luoghi dove è più facile vivere e dove è più facile vivere in salute. Questo secondo me è molto importante e proprio per questo Giuseppe Manco ricordava il fatto che avete fatto parte del tavolo che ci ha portato anche alla definizione delle nostre linee nazionali di indirizzo sull'attività fisica, in cui proprio dal punto di vista delle policy è stata sottolineata l'importanza di un approccio intersettoriale, l'importanza del coinvolgimento di più attori sul territorio. E questo è stato molto importante perché ha consentito di mettere a confronto appunto anche enti e istituzioni molto diversi e di definire per ciascuno di questi enti e istituzioni il ruolo specifico in questo processo, vedendo appunto l'attività fisica e lo sport come una parte della vita quotidiana delle persone e quindi come una parte di un processo complessivo che porta al benessere delle persone. È stato ricordato il piano d'azione sull'attività fisica dell'OMS, c'è stato prima quello europeo e poi quello mondiale, a cui anche come Ministero abbiamo partecipato, cercando proprio di portare anche nei principi espressi da questi due documenti questo concetto dell'importanza dell'attività fisica quale elemento di benessere, dell'importanza dell'attività fisica come elemento anche di coesione sociale e di rafforzamento del tessuto sociale delle nostre comunità. E questo abbiamo cercato poi di trasfonderlo nelle nostre linee di indirizzo. Tutto questo si è legato anche all'azione portata avanti dai piani nazionali della prevenzione ed è stato molto utile il supporto anche della vostra associazione, supporto che è cominciato già proprio nel 2007 nella Regione Veneto con un programma che a suo tempo fu condiviso anche con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, che ha gettato proprio le basi di tutto un piano di attività motoria della Regione Veneto che poi mano a mano attraverso vari accordi di collaborazione si sta consolidando nelle altre regioni d'Italia. E la prospettiva futura anche del prossimo piano della prevenzione, quello che stiamo adesso definendo insieme alle regioni, è quella proprio di continuare ad investire in questa visione della comunità come elemento fondante dove promuovere salute, dove promuovere benessere. In questa visione per la quale i comportamenti degli individui sono sì importanti, ma sono fortemente e talmente condizionati dal contesto che è necessario proprio agire per modificare il contesto. E in questo quindi si inseriscono anche le strategie legate al tema altrettanto importante dell'urban health, che comporta
tanti aspetti diversi che vanno dall'inquinamento atmosferico alla emergenza anche di patologie infettive nuove o riemergenti nell'ambito delle nostre città, ma che tanta parte ha anche in relazione all'attività fisica, al movimento, alla possibilità di usufruire di spazi adatti alla salute, di rigenerare aree urbane, soprattutto nelle zone disagiate, per renderle fruibili per tutti i cittadini. E quindi questo è un altro filone importante che sarà sviluppato nel nuovo piano della prevenzione e che prende l'avvio anche da iniziative che già sono in corso, come per esempio le azioni di rigenerazione urbana che sono già in corso in Regione Veneto, anche proprio in collaborazione con la WISP. L'altro filone importante è il contrasto alle diseguaglianze di salute. Ancora una volta, anche in questo è importante l'azione della comunità, è importante che tutti gli enti che operano nell'ambito della comunità diano il loro contributo. Quindi noi ci aspettiamo anche di rafforzare in tutte le regioni questa collaborazione che è stata così fondamentale ed anche così efficace da quello che abbiamo potuto vedere un po' monitorando i piani della prevenzione e abbiamo potuto infatti mettere in evidenza che dove questa collaborazione si è realizzata c'è stata una forte spinta all'azione che poi ha favorito anche l'apertura e la collaborazione da parte di altre istituzioni. Non è un lavoro facile per nessuno, voi siete una parte degli attori coinvolti, ma è un lavoro che è molto complesso perché necessita anche di trovare linguaggi comuni. Non è facile, noi proponiamo e promuoviamo insieme con voi il concetto della salute in tutte le politiche, però questo concetto non è sempre facilmente comprensibile da attori che sono al di fuori del sistema sanitario, che considerano ancora la salute come appunto un qualcosa legato alla sanità e quindi alla medicalizzazione e quindi ai problemi di patologie, mentre invece la salute è un concetto molto più ampio e quindi se investiamo nella tutela ambientale, se investiamo nella efficace gestione dei rifiuti, se investiamo nella rigenerazione urbana, se investiamo nella promozione dell'attività fisica, se investiamo nella scuola, è un altro filone fondamentale, stiamo facendo salute in tutte le politiche, anche con azioni che sembrano lontane da settori diversi. E quindi ancora una volta il coinvolgimento della comunità locale, il coinvolgimento dell'ente locale proprio, del comune, il coinvolgimento di attori diversi all'interno del comune, dei vari settori, dal turismo, dall'agricoltura, dall'ambiente, sono tutti elementi importanti che non è sempre facile ottenere. Io credo che però abbiamo intrapreso un percorso difficile, perché a questo percorso ovviamente si legano anche le problematiche legate alla situazione economica nazionale, ma anche alle situazioni economiche che si verificano nei singoli contesti regionali e locali. Però è un percorso che non possiamo arrestare, perché è l'unico percorso che può portare veramente a una popolazione in benessere e in salute. E in questo mi ricollego a un altro filone molto importante del quale anche voi siete consapevoli, perché anche quello è sempre messo in evidenza nelle incontri ai quali io ho partecipato, che è la linea dell'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono obiettivi per tutto il mondo, quindi sono tarati su esigenze diverse di nazioni diverse. Però in realtà tutti questi obiettivi sono anche adeguati ai singoli paesi e sono oltretutto obiettivi, sono 17, ma come sapete non sono obiettivi separati gli uni dagli altri, ma sono tutti interconnessi. Questa interconnessione tra le aree, questa interconnessione tra la tutela del mare, la tutela dell'ambiente, la creazione di città resilienti, la promozione della salute, sono in realtà filoni che non possono operare separatamente, ma devono operare in collaborazione e in sinergia. E questi obiettivi di sviluppo sostenibili sono in realtà gli obiettivi per il futuro dell'umanità.
E quindi lavorare in questa visione che parte dalla piccola comunità locale, ma in realtà è una visione ampia che si allarga, perché solo partendo dalla piccola comunità locale si può poi arrivare a una visione globale, a una visione nazionale, a una visione mondiale, è secondo me la strada del futuro, è l'unica strada che possiamo percorrere. Restare chiusi nei propri ambiti non porta da nessuna parte. E diciamo anche il concetto nato nell'ambito sanitario è legato proprio alla dimostrazione di fatto che la tutela della salute non è più sufficiente. Il servizio sanitario nazionale, così come lo conosciamo noi, non è più in grado, e lo vediamo tutti i giorni, di sostenere l'impatto delle malattie, e soltanto se operiamo attraverso un'ottica di promozione della salute possiamo anche salvaguardare il nostro servizio sanitario. E quindi tante azioni non sono deputate esclusivamente al Servizio Sanitario Nazionale, ma necessitano di una collaborazione più ampia. E questo è un principio molto importante che è stato anche riconosciuto ufficialmente, diciamo, a livello nazionale, perché all'interno del DPCM, che ha rivisto i livelli essenziali di assistenza, quindi qualcosa di tipicamente sanitario, in realtà nell'area che si occupa della prevenzione è stato proprio inserito il concetto della necessità di lavorare secondo un approccio intersettoriale, secondo i principi del programma Guadagnare Salute, e quindi è stato riconosciuto anche al Servizio Sanitario Nazionale il ruolo e l'obbligo di una collaborazione con l'esterno, con gli altri attori. Io credo che, insomma, quindi questa visione parte dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e poi si riconduce anche a documenti nazionali di riferimento, ed è molto importante. Altre cose che vi riguardano molto da vicino, sulle quali io non mi esprimo perché ancora non ho, devo dire, neanche io le idee chiare, sono quelle legate anche alla riforma del Comitato Olimpico Nazionale, alla nascita di Sport e Salute. Dovremo vedere come questo si svilupperà nel prossimo futuro, ma credo che se riusciremo, insomma, a tenere insieme tutti gli attori che nell'ambito di chi si occupa di sport abbiano questa visione di ruolo anche proprio sociale, ruolo civico della promozione dello sport, forse potremo fare delle buone cose. Il nome Sport e Salute dovrebbe essere di buon auspicio, e da parte mia spero che si sviluppi proprio in questa ottica, legando quindi la tematica dello sport alla tematica della salute, alla tematica della cittadinanza, alla tematica dei diritti di tutti i nostri cittadini. E da parte nostra, come Ministero della Salute, questa è la visione che abbiamo, e quindi spero che riusciremo a dare questa visione anche all'interno della struttura di Sport e Salute. E il prossimo passo, parte la nascita, spero a breve, del nuovo piano della prevenzione, sarà proprio anche ricostituire il tavolo che ha portato alle linee di indirizzo nazionali sull'attività fisica, per ricomprendere all'interno di esse anche le problematiche emergenti e proprio anche la capacità di indirizzare questo nuovo percorso che si sta aprendo in questo momento. Vedremo quello che succederà, però secondo me, come ho detto prima, è un percorso avviato che non è possibile fermare, e credo che questo sia il segno tangibile del fatto che questa è la direzione giusta verso la quale continuare ad operare. Quindi io mi auguro ancora una volta, e qui ho visto tanti amici, ma più che amici sono persone con cui abbiamo condiviso dei pezzi di percorso, e spero di incontrarne altri anche nelle altre regioni che ancora non hanno consolidato, insomma, un rapporto di collaborazione ben definito, per poter continuare a fare un pezzo di cammino insieme. Grazie. Grazie. Grazie davvero, Daniela, perché ci hai dato sicuramente ulteriori spunti, quindi facilitato penso anche il compito dei delegati negli interventi. Continueremo ad essere
attori insieme al Ministero per le cose che tu hai detto, e cercheremo chiaramente di investire ancora di più nel nostro ruolo all'interno delle comunità locali per poi fare, diciamo, la scalata di cui tu parlavi, quindi avere anche una dimensione completa del livello nazionale. E anche in questa occasione abbiamo voluto inquadrare bene anche il nostro impegno sul piano europeo e internazionale, perché credo che ormai quella dimensione noi dobbiamo acquisirla sempre di più, migliorando la nostra dimensione nazionale. Grazie davvero ancora.